Ma quello che più conta, voi potete vivere la salute in prima persona, potete farvi degli screening, cioè potete misurarvi, a parte la pressione, eccetera, ma anche altre situazioni importanti, visite gratuite di tipo odontoiatrico, insomma, è un festival da vivere a tutto tondo, per cui l'appuntamento continua domani al Lido di Camaiore e giovedì a Viareggio. Detto questo, andiamo un po' sull'attualità. Aspetta. Luca, secondo lei lo candidano questo signore alle primarie per il PD? Non avevo dubbi che qui giocassimo in casa. Io sinceramente me lo auguro. Sono stato invitato quest'anno a un festival dell'Unità dove c'erano parterre come voi, tantissime persone, è stato molto... Tebaldo Bonocelli, professore di neurologia. È vero, governatore, che lo fa costruire con... Lo stress San Raffaele... Barbarensi, rispondi. Luca. Ha parlato di antiberlusconismo, Ha fatto più di ospedali pubblici, fa costruire un ospedale privato a Don Verzè. Ma l'incontro con i cittadini, no? Non esiste l'incontro con i cittadini, un dibattito, nulla, due domande. Cioè, questo game è un one man show. One man show e basta. Non lo so, Lo spedale San Raffaele, No. Hanno paura delle domande dei cittadini, io non lo capisco. Parlano che i cittadini devono portare dal basso e poi dopo hanno paura delle domande. Andiamo, No, magari andiamo. Oh, chicca, me la farà forte. Grazie. Dico, ma gli ha finanziato 120 milioni di euro a Don Verzè, governatore Vendola. 120 milioni di euro, parla di antiberlusconismo. Guarda, che ne ha parlato moltissimo. Sì, va bene, una notte. Sì, c'è da parlare di queste cose qui. Parlamento pulito c'è da parlare, inquisiti, ma di cosa si parla? Molti di noi si sa questa storia, si può dire una cosa di tutto fare. Noi si sa. Parliamo del Parlamento pulito, degli inquisiti. Ci sono delle delibere, io trovo. Ragazzi. Ma siccome lui aveva dei finanziamenti, siccome la Puglia ha bisogno urgente di ospedali, e non è come una storia come la Toscana, e se non lo spendeva la svelta che aveva in mano li perdevano, questa è la storia, basta che stia dentro un sistema pubblico o regionale. Non ha dato i soldi. No, non ha dato i soldi. È questa la spiegazione. Chi la costruisce? Questa è il realismo e la trasformazione, e non l'ideologia della battuta. Chi la costruisce? Questo è ente privato. Ah, e di chi c'è? Chi c'è? Don Verzè, chi è Don Verzè? Lo conosce Don Verzè? Sì, certamente. E allora cosa vogliamo parlare? Parliamo della storia della Puglia concreta e reale. Della Ma Francesco De Lorenzo, braccio destro di Don Verzè, lo conosce? Lo conosce? Non lo conosce. Non conosce quello, però De Lorenzo, Se l'è portato su... Questa è storia, ragazzi. Non si possono mistificare le cose. Andate sul sito e guardate per bene la storia. Le storie sono queste, siamo andati e le abbiamo guardate. Parliamo di inceneritori. Bisogna toglierli, ma l'ideologia dell'assoluto ci risulta che siano stati costruiti senza valutazione di impatto ambientale. Assolutamente capito? Falso. Io lo dico. Codesto è falso. A me mi risulta. È documentato. È documentato. Noi abbiamo documenti che codesto è falso questa affermazione. Perché non c'è di peggio. È bene che si incavoli. Un po' di passione politica. Si parla di parlare di politica, di passione. Non ho capito. Questo è passione. Va bene, ma io questo non è pazzesco. No, ci mancherebbe. Non ci fa paura, siamo abituati a ben altro. Ho trovato dei dati che secondo me mi sembrano piuttosto piuttosto gravi, No, io mi sono riferito a un sito eterateranostra.it. Per l'amor di Dio, per l'amor di Dio. Mi sembrano ti ha spiegato. Voglio dire, ci deve parlare di queste cose che c'è. Il governatore dice, parla di contro Berlusconismo, poi dichiara. Silvio Berlusconi è un individuo geniale. Chi? Ha ragione, siamo tutti d'accordo che è geniale. Nel senso, genialmente ha interpretato la storia e il peggio di questo paese. È stato intelligentissimo, è geniale da questo punto di vista. È giusto che ha fatto questo in ospedale privato a un amico di Berlusconi. No,
No, va bene così. No. La Fondazione San Raffaele è così. C'è un capitale pubblico, a maggioranza pubblica, e c'è un capitale privato. Io ho visto in questi momenti della città. Venerdì. Mi spiega una cosa, ma perché si ha paura delle domande di cittadini? Bisogna parlare di queste cose qua, allora, parliamo. Guardi, ci hanno rifiutato qualsiasi una domanda, sono scappati. Sicuramente non l'ha nemmeno saputo. Sono scappati. Io la Lidia gliel'abbiamo chiesto, ma parliamo, ascolti, perché è il problema. Noi volevamo fare una domanda, che si è discusso un'ora e mezzo di filosofia. La gente vuol sentire parlare di cose concrete. Io sono sicura che lo vuole sentire. Di cose concrete. Quando Barbareschi, io sono contro il berlusconismo al massimo. Quando vi parla di Inquisiti, il primo che ha distolto il processo è il suo capo, no? Voglio dire. Allora mica parlare di queste cose qui. Anche a me mi sembra contro. Bisogna parlare di queste cose qui, bisogna mettere in difficoltà questi tutti. Cioè bisogna ragionare. Ma no, casino. Ma no, bisogna parlare di cose concrete. Ma che casino? Ascoltami, quelli lì che c'hanno il cancro laggiù e che non c'hanno niente, il primo c'è proprio l'urgenza, non c'erano le strutture per usare i fondi a disposizione europei, c'era un bisogno bestiale di un ospedale subito, in cui aveva bisogno di un chiave in mano, e non c'è la storia della Toscana, è dura da 40 anni, è chiaro il discorso, no? Ho capito, però non si arrabbi, però voglio vedere, perché con questa storia dell'emergenza, scusi, con la storia dell'emergenza, si è andata avanti l'Italia, e con le emergenze si sono fatti i peggior danni possibili, hai capito? Te hai ragione, però... Il concetto è quello, perché dobbiamo finanziare con i soldi pubblici, va bene, gente come Don Verzè, che praticamente è l'espressione prima dell'economia sanitaria. La maggioranza di quella fondazione. Non ho capito perché. Cioè, è del PD, giustamente si lotta per il pubblico e poi invece bisogna andare a dare soldi al privato. Sbagliato, no? Non è vero, perché è vero questo. Perché rimane pubblico, l'altra lista delle cose... E poi, ascolti, come sempre succede, quando ci sono... le compartecipazioni o le municipalizzate, i prezzi poi vengono aumentati come sta succedendo in tutti i servizi. Il problema però, ha capito qual è, signora? Voi lo fermaste e ci parlaste. No, noi avevamo provato, ci hanno mandato via. Il problema è che lì non lo fai in un altro modo, perché non ce l'ha. L'hai visto che gli hanno fatta la Puglia? Soltanto perché, cioè, non lo fai in un altro modo un ospedale lì. Allora il mezzo che è stato trovato è la maggioranza rimane pubblica di quell'ospedale, va nella programmazione sanitaria della regione Puglia, quindi chi stabilisce che cosa si fa è la regione Puglia. I soldi del privato ti permettono di farlo, la parte di soldi del privato, ovviamente ci sarà anche una parte di, no, a me mi interessa chi una parte di profitto del privato, se non ce li mette, io non ci credo, cioè, allora, questa è la teoria. Poi dopo invece come spesso succede per incompetenza poi del pubblico si va a favorire il privato. E poi vedrà, la storia ci renderà. Io non credo nella competenza del pubblico, io credo il nostro scopo deve essere rendere efficace. Questo sta succedendo in tutte le cose, sta succedendo in tutte, per quello che è la gestione dell'acqua, per quello che è la gestione dell'energia, per quello che è la questione della sanitaria. Però bisogna anche rendersi conto. Allora bisogna lottare perché il pubblico rimanga pubblico, capito? E non fare entrare il privato. Ci vuole competenza. Non puoi non dire a quelli che dovevano continuare ad andarsi a curare a Milano perché noi ci sarà una posizione rigida, totalmente rigida. Se te la programmazione la mantieni, se dai le il discorso è più giusto, l'ha fatto Valverde, se purtroppo nella gestione della cosa pubblica, nei consigli di amministrazione, si continua a ragionare in termini partitici, non ci vuole nessuna parte, ci vuole la competenza, allora voglio dire, bisogna cominciare a rompere queste cose.